Ciao ragazzi, io sono Ricky e oggi vi parlo di fantacalcio. È inutile andarvi subito a dire quali sono i difensori, i centrocampisti, gli attaccanti migliori da prendere. Secondo me conviene prima rispondere ad alcune domande che vi fate quando magari iniziate a giocare a questo fantastico gioco. Allora Ricky, avrei un po' di domande da farti riguardo al fantacalcio. Per prima cosa, chi è che può giocare al fantacalcio? Nel fantacalcio dovrebbero giocare gente comunque appassionata, soprattutto ovviamente di calcio, di sport in generale, e comunque competente, che conosca la maggior parte dei giocatori e che conosca un po' l'andamento in tutto il campionato di Serie A di questi top player e non. Ok, e dove posso giocarlo? Si può giocare sia tra amici e sia su siti predefiniti. Ad esempio ci sta la Magic Gazzetta, dove praticamente voi inserite la vostra squadra e partecipate alle classifiche mondiali. Però io ve lo sconsiglio ragazzi, vi consiglio di più di giocare tra amici. Che ne so, riunite 4, 6, 8 persone e ci giocate tra di voi. Ovviamente più gente siete e più diventa affascinante il fantacalcio, perché andate a prendere giocatori un po' più piccoli, un po' meno conosciuti, che però poi vi possono fare la differenza. Vi consiglio di giocare con numeri pari, perché così potete fare gli scontri diretti durante le varie giornate della Serie A e vi divertite un po' di più invece di fare la classifica generale a punti, perché lì magari ogni giornata siete sempre in bilico e non vi divertite secondo me più di tanto. Sì, ok, tutto bellissimo, però in generale ancora io non ho capito in cosa consiste. È semplicissimo giocare a fantacalcio ragazzi, basta creare una rosa di dipende, di solito si usano 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti. Ogni giornata di Serie A dovete schierare la vostra formazione utilizzando dei moduli predefiniti, ad esempio il 3-4-3, il 3-5-2, dipende un po' da quanti giocatori avete che giocano in quella giornata, titolari, e vi regolate. Com'è che funzionano i punteggi? Ogni giornata poi un giocatore prende un voto e si va a sommare con i voti di tutti gli altri. Chi fa il punteggio superiore vince la giornata. Ovviamente ci sono delle fasce, ad esempio se io faccio 66 e la fascia è di 4, chi arriva a 70 come punteggio generale fa un gol, chi arriva a 74 ne fa 2 e via dicendo, e quindi così si formano gli scontri diretti. Ragazzi, se non sono molto chiaro, ovviamente potete scrivere nei commenti tutte le domande che volete, noi risponderemo. E logicamente vi lascio dei link in descrizione dove vi spiega nel dettaglio alcune cose particolari. Mi chiedevo, ma com'è che viene fatta un'asta di preciso? Ci sono vari tipi di aste, ci sta l'asta libera, cioè o il presidente di lega chiama un giocatore e mano a mano gli altri partecipanti possono alzare la propria posta in gioco. Che ne so, magari chiamiamo Florenzi, si parte da 5, un altro parte con 6, 7, 8, magari si arriva a un 60 come budget, il battitore fa 61, 62, 63 e viene aggiudicato a quella persona. Cosa possiamo utilizzare per creare un campionato? Cioè, tipo qualche app, qualche sito apposta? Io vi consiglio di giocare su siti predefiniti per quanto riguarda le vostre leghe, come può essere ovviamente Fantagazzetta, che utilizzano un po' tutti. Praticamente lì inserite le rose di tutti i partecipanti, poi attraverso un'iscrizione, attraverso un link facilissimo, mettete il vostro profilo e ogni giornata mettete la formazione, e poi il sito vi va a calcolare tutto il punteggio generale, vi fa anche le classifiche, mi mette anche tante statistiche, quindi è comodissimo. Non è difficile giocare a fantacalcio ragazzi, potete divertirvi come volete, poi è bello perché vi organizzate la sera, fate l'asta, vi divertite tra di voi, durante magari l'anno vi sfottete tra virgolette su magari un giocatore che ha giocato malissimo contro di te, ha giocato benissimo contro un altro. È molto molto divertente, io vi dico di farlo, soprattutto vi ripeto se siete appassionati di questo sport bellissimo come il calcio. Com'è che viene calcolato il voto per ogni singolo giocatore? Per finire ragazzi, dico che logicamente la media punti dei vari giocatori dipende da cosa fa durante la partita. Se, che ne so, avete Higuain e segna 3 gol, si aggiungono 9 punti, perché per ogni gol segnato ci sono 3 punti, ogni ammonizione meno 0,5, e tutto ciò va a determinare poi il punteggio di giornata.
Ovviamente ci sono dei piccoli trucchetti, delle piccole regole durante il gioco che posso insegnarvi. Io comunque me la cavo molto bene nel fantacalcio e posso darvi delle dritte. Facciamo così: se questo video raggiunge 200 mi piace, io cerco di portarvi immediatamente dei piccoli trucchetti, delle piccole regole che vi possono aiutare durante l'anno. Quindi ragazzi, non voglio aggiungere più di tanto perché voglio che si crei un bel dibattito, soprattutto nei commenti. Se non capite qualcosa, io voglio aiutarvi per giocare a questo fantastico gioco. Mi raccomando ragazzi, lasciate tanti mi piace, iscrivetevi al canale e vedete anche la descrizione perché vi lascio link interessanti per poi giocare al fantacalcio e divertirvi. Madonna di chi sei, meglio di Ranzulla, guarda, mi sa che anche quest'anno mi tocca giocare al fantacalcio. Mi raccomando, iscrizione al canale, il 200 mi piace e vi ricordo come sempre, yourself, stay ignorant. E quindi ragazzi, mi raccomando, tanti pollicioni e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!